maestro nell'arte della magia non poteva che essere lui, il nostro magister, Raul Cremona. Eccoci. Ragazzi, non ci ho capito più niente. Comunque, avete rivelato l'identità del VIP misterioso prima del tempo, che era Raul Cremona. Un grande applauso a Raul. Facciamolo entrare, Raul. Raul, ci sei? Eccolo qua. E voilà. Come stai, Raul? Bene. Ci ha detto fatto. Puoi accomodarti sulla nostra seggiola per un attimo, perché ho voglia di farmi una chiacchierata con te. Ciao a tutti, ciao a tutti. E intanto voglio chiedere se da casa i nostri amici qualcuno aveva indovinato l'identità di Raul oppure no. Devo dire con grande orgoglio, nessuno. Nessuno. Un pubblico, sì, un pubblico eccezionale. C'era scritto voglio essere un mago. Voglio essere un mago, diciamo che la nostra regia ha spoilerato in anticipo non solo la tua identità, ma anche un progetto importante che parte proprio da questa sera su Rai 2. Sì. E voglio essere un mago, dove tu sarai una sorta di supervisore, un po' come nella scuola di Harry Potter, sì, il maestro per i giovani maghi. Ci racconti questa esperienza? È un po' come un castello meraviglioso tipo Harry Potter, veramente, nel quale ci sarà Silvan, che è l'immaginifico rettore che dispenserà le sue saggezze. Io sono il preside di questa scuola, ci sono tanti ragazzini divisi in tre squadre che devono cercare di superarsi, di migliorare, di diventare bravi e vincere la famosa bacchetta d'oro che solamente uno porterà a casa. Quindi ci saranno questa battaglia fra squadre e alla fine io ho la funzione, do la duplice funzione di essere preside e nello stesso tempo educatore, perché i ragazzini chiaramente hanno bisogno di consigli. Poi chiaramente, come in tutti i reality, perché questo è un reality e anche un talent, alcuni dovranno lasciare il castello. E chi li giudicherà? Chi li giudicherà? Li giudichiamo noi, cioè io sono quello che alla fine dà il responso finale se è andato bene, se è andato male, tristemente devo dirlo, però c'è un corpo di insegnanti divisi per generi, grandi illusioni, micromagia, mentalismo. Con questi docenti loro si preparano un gioco, devono superare il loro esame confrontandosi con un'altra squadra. Alla fine qualcuno però, purtroppo, dobbiamo dirlo, dovrà lasciare la scuola. Senti, ma in questo periodo storico ci sono molti ragazzi che vogliono fare i maghi? Devo dire che ai miei tempi c'era solamente, mi ricordo, Occhio al trucco, che era un inserto dentro il Corriere dei... dentro arriva fuori con le manine, faceva vedere un paio di giochi, io dicevo, mamma, ci possiamo riavvolgere? No, non si poteva riavvolge. Poi nel 69 arriva Silvan, giusto, con Scala Reale. Allora la sigla era fatta da lui, che produceva queste carte, e queste erano solamente, a parte qualche libro, i nostri riferimenti. I ragazzi di oggi invece hanno, grazie a un'infinità di YouTube, sono praticamente youtubati lì dentro e vedono tutto, persino cose che a noi erano proibite. Se noi volevamo vedere un mago americano famoso ci toccava andare in America. Esatto. Devo dire che una cosa particolare, mia figlia Alice è molto appassionata di magia, non me lo aspettavo, però devo dire che si è fatta regalare proprio i giochi di magia. Ogni tanto mi stupisce con qualche trucchetto. Intanto godiamoci insieme un assaggino di questa nuova avventura anch'io. Di Raul Cremona. Maestro nell'arte della magia non poteva che essere lui, il nostro magister Raul Cremona. Trovarsi un mago del suo calibro davanti, sapendo che dovrò stare insieme a lui, comunque avere dei contatti con lui per un intero mese, mi fa rimanere senza parole. Benvenuti, apprendisti. Siete venuti in questo castello dicendo a voi stessi: voglio essere un mago. Che curiosità, sono molto curiosa. È carino perché questi ragazzi, a differenza dei reality nel quale noi sappiamo poi alla fine quello che succede di tutto in un reality, qui invece i ragazzi, oltre a essere, non si trovano lì perché ce li hanno messi, si trovano lì perché proprio vogliono diventare mai, quindi ci provano, si cimentano, poi si creano tutte queste storie, chiaramente, perché la trasmissione poi sarà basata a reality, sulla loro vita, la vita all'interno del castello, si innamoreranno alcuni... c'è anche tutto un aspetto umano, un aspetto fa parte umano che sarà la parte reality. Jonathan, voleva farti una domanda. Tu definisci sempre noi
noi la cricca, però in realtà la vera cricca è quella dei maghi, perché hanno un tacito accordo tra di loro che non rivelano mai agli amici, alle persone. Quindi io mi chiedo, ma in questo programma che seguiremo con affetto, rivelerete per spiegare ai ragazzi qualche trucco o manco lì? No, nel senso che loro devono fare, praticamente c'è una scuola, all'interno di questa scuola loro devono studiare, poi devono essere interrogati e devono praticamente padroneggiare gli insegnamenti che noi abbiamo dispensato, senza mai però rivelare il gioco di prestigio che, come ben sappiamo, rivelarlo è qualcosa di triste. Comunque posso dire una cosa, volevo fare i complimenti a tutti i maghi, soprattutto quelli che usano molto le mani, perché i giochi di velocità e di prestigio io so che richiedono ore e ore di allenamento proprio manuale, alla fine che ti fanno quasi male le mani, perché avevo un mio amico che faceva un po' il mago, card artist, illusionista eccetera, e mi diceva proprio che ci volevano tante ore per sì, manovrare per bene le cose. Non dico che è come il pianoforte, perché il pianoforte ha bisogno di un approfondimento, una tecnica, però essendo la prestigiazione basata su un'infinità di specialità che possono partire dalla tecnica, dalla psicologia, c'è la fisica, c'è la chimica, studiare un insieme di cose che devi sapere. Poi alla fine il mago sostanzialmente in parte è un attore, perché deve recitare una parte che è quella del mago. Creare delle cose, creare delle illusioni, delle immagini. Deve credersi mago. Allora facciamo così, Raul, se vuoi rimani con noi, mi fa tanto tanto piacere, ti metto alla prova anche come concorrente dell'Indovina VIP. Carla, ci sei? Ci sono e sono prontissima. Vai. Tutti pronti a indovinare la VIP, in questo caso nascosta dietro a un punto interrogativo. Regia, foto. Eccola qui. Allora, come potete vedere, il look e anche l'aspetto, diciamo, molto semplice, un po' sportiva anche. Forse una persona, una VIP che non cura troppo l'aspetto, credo, è da quello che si vede. Naturalmente dietro il punto interrogativo c'è il volto della VIP misteriosa. Avete già un'idea o vi lancio un primo indizio? No, dacci un primo indizio perché non abbiamo nessuna idea, avete tutti molto perplessi. Allora, esordì come cantante. Vabbè. E tu hai detto che non si cura per niente. Ma sembrerebbe da quell'immagine. Quindi non verrà più ospite ad Esfatto. Sembrerebbe. Allora, secondo indizio, perché vi vedo impantanati. Secondo indizio sarà meglio. Allora, Red Carpet del Festival di Venezia, pensate, ha indossato la stessa misura, lo stesso abito riciclato che aveva indossato alla sua festa di compleanno. Fochino, fochino. Io un po' di risposte da casa ce le ho. Ah, dai. Ve ne dico alcune. Vai. Allora, Paola Barale, qualcuno scrive, La Pivetti, qualcun altro scrive, e Iva Zanicchi. No, no, Iva no. Paola è una che si cura, però. Vox Populi, continuate a giocare, continuate a giocare. Rossella? Ancora non ho capito, perché sta cosa che cantava, che ha iniziato come cantante. Vediamo un altro indizio, Carla. Terzo indizio, allora questo vi svelerà tutto. Il venerdì si trasforma. Dai, ci dovete essere, facile. Al Paparinti. Il venerdì si... Regia, scopriamo l'immagine, via il punto interrogativo. Prova. È vero che si cura. Sicura. Io non sono d'accordo sul fatto che non si curi. No, no, l'hai detto tu, ha detto fatto, ti prendi le responsabilità. Sì, l'avete detto. Yeah. Ma abbiamo finito già? Ragazzi, abbiamo ci siamo talmente oggi persi nelle nostre chiacchiere che abbiamo finito il tempo e non ci siamo neanche accorti. Ovviamente non si vince niente in questo gioco, ma il piacere di stare insieme. Tutti in centro con me! Perché anche la puntata di oggi termina qui. Noi dobbiamo lasciare lo spazio allo sport e lo facciamo con molto piacere, perché abbiamo notato ultimamente che l'inserto sportivo nel programma ha detto fatto, che capita spesso e volentieri, porta bene ai nostri calciatori, ai nostri giocatori, ai nostri pallavolisti. Quindi ragazzi, forza forza forza. Ringrazio Corrado Tedeschi, ringrazio Raul Cremona, ringrazio Rossella R e poi il mio splendido cast, Carla Gozzi, Jonathan Casagnan, Giampaolo Gambi. Noi vi diamo appuntamento domani alle 15:15 puntuali, e ricordatevi che detto fatto siete voi, e soprattutto ricordatevi dell'appuntamento questa sera, Voglio fare il mago, con Raul Cremona e tanti ragazzi. Vai, a domani.